perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, verso 17. Superare gli ostacoli. Perché Dio permette tribolazioni? Ci sono molte ragioni, ma possono essere riassunte in un'unica parola: benefici. Dio vede i benefici. Le prove e le tribolazioni rafforzano e plasmano il nostro carattere. Ci rendono persone migliori e cristiani migliori. Se ti sembra che le prove, le tribolazioni e le difficoltà che affronti siano così intense da non poterle sopportare, non dimenticare che il Signore è più grande di loro. Quindi affidale a Lui. Se Dio sta lavorando nella tua vita per coltivare una certa qualità in te, il processo potrebbe richiedere un po' più di tempo. Un pezzo di carbone, infatti, non si trasforma in un diamante durante una sola notte. Lo stesso succede con noi. Quando sembra che tu abbia raggiunto il limite della tua forza, aspetta ancora un po'. Molte volte la pazienza è la chiave che apre la porta delle benedizioni di Dio. La tribolazione produce pazienza, e la pazienza la prova, e la prova speranza. Le difficoltà ci arricchiscono, ci spostano dal piano della vita quotidiana, superficiale, e dal trambusto della vita moderna a una dimensione diversa, spirituale, che è molto più profonda. Allo stesso modo, percependo il potere divino e vedendo Dio portarci avanti in situazioni difficili, esse stesse accrescono la nostra fede e la nostra speranza che Egli veglierà su di noi, indipendentemente dalle tempeste che ci capiteranno o che ci aspettano.